chiusura è stata responsabilità di una stagione politica che ha alle spalle. Questa riapertura è stato un atto di amore, di coraggio istituzionale e di volontà politica che ha messo insieme la Regione Campania, la città metropolitana di cui sono sindaco e il Comune di Napoli. È stato molto difficile, molto complicato, ma questa città si sta riscattando soprattutto attraverso la cultura, attraverso l'arte, attraverso i suoi artisti. Adesso bisogna mantenere intatta questa sfida, farla crescere sul piano artistico. Nino D'Angelo in questo è una garanzia e poi anche un'occasione per riqualificare quest'area che devo dire è ancora abbastanza degradata, quindi questo è veramente un fatto importante e voglio sottolinearlo soprattutto come città metropolitana non scontato, perché nella legge del Rio nella città metropolitana non si parla di cultura. Io ho rifinanziato il Trianon come città metropolitana perché la cultura è anche sviluppo economico, nei tra i compiti della città metropolitana c'è lo sviluppo economico. Quindi abbiamo fatto rientrare dalla finestra ciò che volevano far uscire dalla porta. Punto di partenza per Forcella e il Trianon? Non è un punto di partenza, è un punto del cammino, perché tra l'Annunziata, Vicaria Vecchia, con la ludoteca che adesso apriamo dopo lo spazio che il Comune ha dato, i murales, gli artisti, i fasci tour, il progetto su Castel Capuano dove stiamo premendo sul governo perché acceleri l'attuazione della nostra proposta, l'inizio dei lavori su via Tribunali parte bassa, insomma c'è veramente un'attività enorme. Sicuramente il teatro è un punto assolutamente centrale e importante, soprattutto per i giovani e per gli artisti. Sindaco, lei prima parlando con Nino D'Angelo parlava del progetto di riqualificazione della piazza, della possibilità di creare un parcheggio a Castel Capuano. Sì, sono tre punti sui quali stiamo lavorando alacremente: il decoro di questa piazza sempre di più, poi anche il Natale, organizzare qualcosa e poi provare a far utilizzare le serate, i pomeriggi in cui c'è teatro, il parcheggio che si trova ai lati di Castel Capuano, un modo per garantire migliore accesso, mobilità e anche sicurezza per chi viene a teatro.